Orticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo numero del notiziario frutticolo del pesco albicocco, kiwi melo, pero e olivo del 3 marzo 2023. Un saluto come sempre dalla Coldiretti di Verona e dall'AIPO OP. Pesco, fase fenologica, siamo a gemma rigonfia, inizio rottura delle gemme. Cocciniglie, programmare un trattamento con piriproxifen a bottoni rosa. Solo in varietà o frutteti ancora allo stadio di gemma chiusa, se non attuato, eseguire un trattamento con olio o miscela di olio e zolfo. Bolla, moniglia, corineo. Nei prossimi giorni non sono previste piogge, quindi non è necessario ripetere il trattamento già eseguito. Afidi. Attendere la fase di prefioritura, bottoni rosa, per lo specifico trattamento ficida vicino allo stadio sensibile all'afide. Albicocco. Fase fenologica, siamo a gemma gonfia. Moniglia. Data l'elevata sensibilità dell'albicocco a questo patogeno, si consiglia di programmare la difesa in previsione di condizioni climatiche favorevoli alle infezioni. Al momento non sono previste. In fioritura è consentito l'uso di fungicidi a condizione che non presentino in etichetta indicazioni sfavorevoli nei confronti dei pronubi. Actinidia, fase fenologica. Seconda dell'età dell'impianto e del tipo di terreno, siamo nella fase di ingrossamento gemme e in qualche zona è iniziato il pianto, comunque depresso dall'assenza di umidità. PSA. Terminata la potatura è opportuno effettuare un trattamento con sali di rame. Può essere utile anche l'uso di corroboranti che aiutino nella difesa da PSA. Rimane fondamentale l'asportazione dei rami infetti, la loro bruciatura e disinfezione dei tagli di potatura con disinfettanti o sale di rame. Melo, fase fenologica, siamo in ingrossamento delle gemme. Afide lanigero, prevedere un trattamento con olio minerale paraffinico Polition, avendo cura di bagnare molto bene. Trattamento possibile non oltre la fase di punte verdi. Ticchiolatura, al momento il modello indica assenza di ascopore mature e il persistere di condizioni secche deprime il processo di maturazione. Pero, fase fenologica, siamo inizio rottura delle gemme. Ticchiolatura, vale quanto detto in precedenza per il melo. Cancri rameali, conclusa la potatura eseguire un intervento fitosanitario con prodotti rameici. Un cenno particolare va alla Valsa Supero, dove purtroppo non ci sono interventi fitosanitari efficaci. La prevenzione rimane il miglior contrasto, con le potature in grado di aumentare la ventilazione all'interno del frutteto. Le sostanze corroboranti sono in grado di aumentare la resilienza nella pianta dal patogeno. Olivo. Per quanto riguarda l'olivo, vi rimandiamo al periodico emesso dall'AIPO. Un ringraziamento va come sempre al Consorzio di Bonifica Veronese, a Cattolica Assicurazioni, al Consorzio Agrario del Nord-Est, al Banco BPM, a Codive, alla Camera di Commercio di Verona, a Ecofarm, a Agrea, al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Verona e ai dottori agronomi, dottori forestali dell'Ordine di Verona. Un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario frutticolo della provincia di Verona.